Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi ho portato il Mavic Mini e il Paro Tanafi a volare sulla neve. Siamo ai piani di Bobbio, siamo circa 1673 metri, quindi un'altezza non esageratissima. C'è una giornata spettacolare, infatti ci sono circa 2 gradi, sole pazzesco, non c'è un filo d'aria, e li farò volare entrambi. Anche il Paro Tanafi lo imposterò a 2,7K a 30 fps, cioè la massima risoluzione che ha il Mavic Mini. Mischieremo un po' le immagini, ovviamente ve le segnalerò, giusto per avere un'idea su come registra uno e su come registra l'altro a 2,7K. Non è un video confronto, è solo un video giusto per avere un'idea sulle qualità video di questi due droni, che comunque come peso si avvicinano molto. Questo video sarebbe dovuto servire per testare i filtri ND con tutti i riflessi della neve, perché qua ce n'è veramente tantissimi, con questo sole pazzesco, visto che non c'è neanche una nuvola, e con tutta sta neve intorno, veramente sarebbe stata una bella prova per i filtri ND, che però come un pirla ho lasciato a casa, quindi li proveremo un'altra volta sulla neve. Oggi voleremo col Mavic Mini senza filtri, quindi lo vedremo diciamo nella sua versione standard, come si comporta con questa luce, con questi riflessi, senza avere niente sulla sua telecamerina. Però sarà anche l'occasione per provare l'ultimo firmware, lo 0.1.0.0.300, comunque quello che finisce con 300, che è l'ultimo firmware rilasciato un paio di giorni fa, quindi verso i primi di dicembre. Sarà appunto anche un test di questa prova del Mavic Mini con questi nuovi firmware. Quindi ragazzi, senza perdere altro tempo, decolliamo qui ai piani di Bobbio su questa fantastica neve in questa fantastica giornata. Just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction, no matter how your confidence may fall. I
here as your foundation. And I say, hey, you just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me. Hold on to me. Hold on, hold on to me. Ok ragazzi, il volo con questi due droni pazzeschi è finito, non so cosa ne pensate voi, scrivetemi nei commenti come avete visto la qualità video a 2,7K del Paro Tanafi, a 2,7K del Mavic Mini. Non era un video confronto perché comunque non sono due droni confrontabili, anche perché la differenza di prezzo è abbastanza importante. Poi comunque, sebbene il Paro Tanafi si avvicina molto di peso al Mavic Mini, pesa comunque poco più di 300 grammi, non rientra nei 250 grammi, è l'unico drone che è possibile portare a 250 grammi, però ovviamente con una durata della batteria scarsissima e via dicendo, però volendo si può portare a 250 grammi. Quindi essendo l'unico drone che si avvicina un po' a livello di peso, ho fatto giusto questo video, ma più un video confronto che uno contro l'altro, nel senso è più uno giusto per vedere a 2,7K la qualità video del Paro Tanafi e del Mavic Mini. Diciamo che il nuovo aggiornamento firmware secondo me ha migliorato quello che ha dichiarato DJI, quindi il comportamento del gimbal, il comportamento del drone nel volo in certe situazioni. Direi che si è comportato benissimo. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questo volo sulla neve del Paro Tanafi e del Mavic Mini vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, se va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial. Ciao.